a questa inaugurazione di questo parcheggio atteso da tantissimo tempo. E un ringraziamento va ovviamente all'impresa Montalbetti che l'ha realizzato, qui c'è il signor Piero, tutta la famiglia e tutto lo staff, perché è un'opera molto sentita dal quartiere, dall'ospedale e dalla città. Con l'assessore Civati, quando ormai 5 anni fa circa abbiamo presentato alla Presidenza del Consiglio il piano di riqualificazione del comparto stazioni, uno dei 3 elementi fondamentali era questo parcheggio. Come vedete siamo alle spalle dell'area delle stazioni che nella parte della Ferrovia dello Stato è stata completata ormai da oltre 1 anno con i binari e l'accessibilità adeguata. Il comparto legato a Piazzale Kennedy e tutte le aree circostanti sono in corso di realizzazione, e poi c'era questo parcheggio che è funzionale in via principale all'ospedale. Abbiamo inaugurato con la ASST e Regione Lombardia poche settimane fa la terapia intensiva pediatrica all'interno dell'ospedale e cresce costantemente questa struttura. È sempre più punto di riferimento della sanità lombarda e nazionale, una struttura che ha dei progetti importanti anche per il futuro e ha bisogno di un adeguato contesto urbanistico e di accessibilità. Un parcheggio con queste caratteristiche è fondamentale per garantire anche tutta una serie di servizi all'interno dell'ospedale. Questi ultimi anni devo dire che di parcheggi in città ne sono stati realizzati tanti e un'organizzazione diversa di tutto il sistema. E devo dire che tutto questo è stato possibile grazie sicuramente all'investimento pubblico, perché la città di Varese ha ottenuto, grazie al bando periferie, un finanziamento straordinario che vedete i risultati passeggiando nella zona tra Giubbiano e il comparto delle stazioni, ma anche al ruolo e al protagonismo dei privati, perché questo è un esempio di come il dialogo pubblico-privato può raggiungere dei risultati straordinari. Quindi siamo molto contenti perché diamo al quartiere, oltre che all'ospedale, una struttura che consente di decongestionare il traffico e soprattutto consentirci di realizzare un adeguato arredo urbano attorno all'ospedale, perché un ospedale soprattutto della mamma e del bambino deve essere in un contesto anche di arredo urbanistico adeguato. E una parte dell'intervento del progetto delle stazioni si trasferirà tra qualche settimana proprio in Piazza Biroldi, e lì vogliamo rendere particolarmente accogliente l'ingresso dell'ospedale. E qui bisogna ringraziare anche, e ne approfitto in tutte le occasioni, il personale sanitario, i medici, ci sono alcuni rappresentanti primari dei vari reparti dell'ospedale del Ponte, perché è indubbia l'attività di questo anno incredibile che tutti quanti abbiamo vissuto, ma in particolare il personale sanitario. Per questo li ringraziamo per aver proseguito comunque l'attività ordinaria che è alquanto fondamentale. E poi un ringraziamento al quartiere che per anni ha dovuto vivere in una situazione di congestionamento del traffico con una presenza esagerata di auto. Ecco, questo alleggerisce moltissimo quei disagi che ci sono stati negli anni scorsi. Era una promessa e fortunatamente l'abbiamo mantenuta, anche perché, come sapete, una delle prime ipotesi di cui si era discusso, l'ipotesi di realizzarlo a Villa Augusta, era particolarmente invasivo e impattante, era una scelta non idonea, e questa soluzione in un'area che era abbandonata in prossimità peraltro del sedime ferroviario è la soluzione più adatta e idonea sotto tutti i profili. Peraltro
l'azienda, la società che ha realizzato l'opera, proprio sebbene ci sia una convenzione col Comune di Varese che prevede la medesima tariffazione che c'è all'esterno di questa struttura, quindi sul sedime pubblico, ha deciso per un mesetto, per 4 settimane, di garantire la gratuità proprio per consentire a tutti coloro che vogliono sperimentare la fruibilità del parcheggio di utilizzarlo gratuitamente.